Nella messa di oggi si prega il Salmo 23. È stato un pastore, penso, a inventare questo canto meraviglioso. Un pastore sa quanto lavoro c'è a governare un gregge. Il pastore deve provvedere ad ogni necessità del gregge. Deve pensare a trovare dei pascoli pieni di erba fresca perché le pecore possano nutrirsi. Deve portarle a bere in luoghi sicuri, dove non ci siano lupi o dove non ci siano pericoli. Sa che le pecore seguono la sua voce e quindi studia bene il cammino per il quale condurle. Con il bastone può colpire il lupo e con il vincastro può spostare i rovi e i rami per creare un passaggio. Questo pastore ha pensato che Dio è proprio come lui. Dio si prende cura dei poveri, dei deboli, degli indifesi, degli emarginati, degli oppressi. Dona loro la provvidenza, li difende da chi li perseguita, li guida attraverso le avversità della vita. Ed ecco che è nato il canto che abbiamo letto oggi. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Un canto meraviglioso che esprime la fiducia che i poveri hanno nel Signore, che è il difensore degli oppressi. Questo canto d'amore al Signore arriva ad espressioni che possono sembrare addirittura esagerate. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se uno è povero, gli mancano un sacco di cose, come può dire non manco di nulla? Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Dio addirittura da pastore diventa un cameriere che si mette a servire i poveri e i deboli sotto gli occhi dei ricchi e dei potenti. Ungi di olio il mio capo. Ungere il capo con l'olio è un segno di incoronazione di un nuovo re. Dio mi tratta come un re. Ecco cosa dice il salmista. Il mio calice trabocca. Dio non solo mi dà il necessario, ma mi riempie il bicchiere di buon vino. Non solo mi sazia, ma addirittura mi ubriaca. Sembra proprio che tutte queste belle espressioni non si realizzino nella realtà di tutti i giorni. Dove capitano queste cose? In quale posto i poveri sono saziati, difesi, trattati come se fossero dei re? Non esiste ancora un luogo dove avvenga tutto questo. Queste parole sembrano un'utopia, un'utopia disincarnata. Un po' come potrebbero apparire le parole del Magnificat della Madonna: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma dov'è che succede così? Come fa Maria a cantare queste parole? Questo regno di Dio di cui parla la Bibbia e di cui parla tantissimo anche Gesù, che vuol dire che Dio realizzerà una società in cui gli ultimi saranno i primi e i poveri avranno finalmente giustizia. È solo un'utopia? È solo un sogno? Questo salmo è solo una bella poesia? Noi vogliamo credere che non sia così. Vogliamo fidarci di Dio nonostante tutto e credere che Dio sta operando nella storia e sta liberando i prigionieri e gli oppressi. Magari in modo nascosto, magari non lo vediamo ancora, ma siamo sicuri, Dio sta realizzando il suo regno. Gesù ci ha spiegato che il regno dei cieli è come un granello di senape che quando viene seminato nel terreno è il più piccolo di tutti i semi, ma poi cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto. E ancora che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il regno di Dio a volte è nascosto, a volte non sappiamo come, ma siamo sicuri che c'è e si sviluppa. Siamo sicuri che Dio si sta prendendo cura delle sue pecore, le sta nutrendo e rinfrancando, guidando e difendendo. Siamo sicuri che Dio è al servizio dei poveri, degli ultimi e degli emarginati, che prepara a loro una mensa sotto gli occhi dei loro nemici, che unge di olio il loro capo, perché Dio li considera come re.
E questa certezza ci spinge ad impegnarci ancora di più, ad essere cani fedeli che aiutano il pastore dell'umanità, che lottano contro i lupi che li minacciano. Chissà se il regno di Dio deve entrare negli ambienti dove io vivo, proprio attraverso di me. Anche io, come Dio, voglio trasformarmi in cameriere per preparare la mensa ai poveri, agli ammalati, ai bisognosi, per farli sentire come re. Voglio trattarti come un re.